Cioè, a me compete di aprire questo dibattito, no? Per due motivi. Uno, perché a un certo punto ho un terreno alla forza, che sono il più anziano di solito. Questo è l'unico motivo, che siamo tutti allo stesso livello, tutti in grado di trattare questo argomento, che è complesso, perché naturalmente, pur essendo trattandosi di una vicenda terribile, quella delle stragi nazifasciste del periodo 43-45, è una vicenda in cui sono stati calpestati i diritti umani, la vita, la dignità di almeno 15.000 persone, che dovrebbe essere una parte della nostra storia che noi conosciamo integralmente e che vogliamo che non passi nel dimenticatoio. Invece non è proprio così, perché in realtà un po' questo paese è smemorato e tende a dimenticare molte cose, dimentica perfino cosa è stato il fascismo, ogni tanto figurarsi se non si dimentica anche le cose di questo genere. E un po' perché un paese è un movimento in cui accadono tante cose quotidianamente, e allora se non si tiene viva la memoria riflettendoci sopra, su questo poi c'è anche un po' di disinformazione, perché io ho riferimento poco fa a un articolo di qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Beh, dal Corriere della Sera si doveva aspettare un po' più di più, perché quello era un articolo totalmente disinformato, una giornalista che continua a sostenere dal tempo che c'è una sorta di congiuro di silenzio, perché dopo un libro che lui ha scritto nel 2004 non sarebbe più accaduto nulla e tutti sarebbero partecipi di questo silenzio. Guarda, si dà il caso che, per esempio, qui stasera ci sono alcune che non possono dire che partecipano a questo silenzio, perché il professor Pezzino ha scritto dei magnifici e corposi sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, Mazzalotto, ha fatto delle ricerche all'Università di Pisa, non si può dire davvero che non si sia occupato a fondo, è uno dei principali conoscitori della materia nel nostro paese e non oltre. La professoressa Pozzelli ha scritto un libro molto recente, mi pare che potrebbe essere così informato, insieme a un magistrato militare e a un avvocato, che fa il punto molto con precisione, con puntigliosità, chiamandolo poi con un titolo riduttivo, nel senso che sembra che sia i prolegomeni di un futuro libro. In realtà è un libro che tratta, certo non è un libro, diciamo, a diffusione popolare, le cose che bisogna ovviamente continuare. E continuare a dire che invece non si vuole ricordare un articolo d'autore, ricordare che perfino l'anno non si muove, tace, e pensando che abbiamo fatto la festa nazionale che è stata esposta a Mazzalotto, che non è un luogo qualsiasi, l'abbiamo dedicata a tutte le vittime delle stragi, e in quella sede abbiamo fatto un forum a cui hanno partecipato molti esperti della materia, molti battuti con molto pubblico. È un po' contraddittorio perché nel silenzio e del tacere. La verità è che c'è un pochino di difficoltà oggettiva, invece ce ne accorgiamo nel fatto che l'ANPI ha promosso una raccolta di firme su una petizione popolare per chiedere che si faccia una discussione parlamentare finalmente sulla materia delle stragi, perché da quando la commissione d'inchiesta bicamerale, minata dal Parlamento per far luce sul fenomeno dell'occultamento di molti fascicoli che sono stati messi da parte per un notevole periodo, cagionando quindi un notevole ritardo alla procedura di indagini e così via. Da quando c'è stato quello, è successo molto, tutto tranne una cosa, quella che avrebbe dovuto accadere. Una commissione parlamentare raccoglie una quantità enorme di materia, ascolta molte persone, fa due relazioni, una di maggioranza e di minoranza, le deposita nel 2006, finisce la legislatura dal 2007.
successe a oggi, tutto questo enorme materiale non ha avuto l'onore di una discussione in Parlamento. Nessuno è riuscito a fare in modo che il Parlamento, il legislatore precedente, lo ha presentato un'interpellanza, un'interpellanza firmata da un intero gruppo parlamentare, non ha avuto nessuna risposta. Adesso vengono presentate altre, vedremo se il governo, il presidente della difesa sarà più sensibile. Di fatto però sono passati dalla prima conclusione della commissione parlamentare 7 anni e il Parlamento non ha mai discusso quelle relazioni, quindi non ha mai proceduto a un accertamento della verità, perché non può succedere che rimangano occultati quasi 1000 fascicoli che vengono poi ritrovati per caso dopo anni, con il risultato che, siccome i fascicoli contenevano tutte le prime indagini, i primi accertamenti, il primo materiale, cominciare le indagini anni dopo significa trovarsi di fronte a difficoltà enormi. Questo è il recorso, la gente che testimoni in testa, imputati, scompari, eccetera, quindi un danno gravissimo per la ritrovare di discutere su questo. Questo è uno dei punti intanto fondamentali di cui dobbiamo ricordarci, che è indispensabile che il Parlamento finalmente assuma questa responsabilità di discutere tutta questa vicenda, accerti le cause di quell'occultamento di fascismo che troppo con semplicismo si è addebitata all'inerzia di qualche magistrato, no, di un magistrato militare, ma che nessuno avrebbe potuto fare, evidentemente, una cosa del genere se non avesse avuto la certezza di essere coperto politicamente, altrimenti non si spiegherebbe. E quindi un'assunzione di responsabilità. Siamo in una condizione così strana, signora, che due presidenti della Repubblica tedesca sono andati, uno a Manfredotto e uno a Sant'Anna, hanno praticamente chiesto scusa per quello che era accaduto e detto che volevano impegnarsi per ricreare una memoria condivisa su quello che è accaduto, assumendo su loro responsabilità, e lo Stato italiano questo per la parte sua non l'ha mai fatto, non ha mai chiesto scusa a nessuno, non ha mai detto di chi sono le responsabilità, addirittura sta lasciando che quel materiale vada in deferimento. Abbiamo scritto una lettera recentemente con la presidenza dell'ANPI, la presidente della Camera, la presidente del Senato, per dire: guardate che si stanno esaurendo le copie di quelle relazioni, quindi come minimo bisogna ristamparle e metterle anche in strumenti più facilmente conservabili, e poi mettere insieme questo enorme materiale di documentazione in modo che qualunque ricercatore possa accedere liberamente. Fra l'altro, su questo materiale, a suo tempo, durante i lavori della Commissione parlamentare, in molte occasioni i presidenti apposero il segreto su alcune parti, e sarebbe bello che il segreto fosse rimosso. Abbiamo chiesto che i due presidenti prendano questa iniziativa, è il loro potere, lo stiamo aspettando che ci rispondano e ci dicano se almeno questo può essere una cosa della quale lo Stato italiano non abbia ulteriormente da vergognarsi. Questo è il versante italiano. Sul versante tedesco, oltre alle ammissioni di responsabilità e ai discorsi, alcuni anche belli, come di fatto a Manfredotto e a Sant'Anna, c'è una difficoltà maggiore a far entrare, credo, nell'opinione diffusa comune in Germania l'idea che quelli sono stati delitti contro l'umanità. C'è una qualche resistenza, perché c'è una parte che è disponibile, che ha collaborato a questo lavoro di questa commissione di storici italo-tedeschi, cercando di dare atto di alcune verità almeno, e cercando di proporre un cammino per poter arrivare a una memoria, come dicono, condivisa. Ma c'è una parte che invece resiste, intanto perché questa stessa parte, diciamo così, buona, che capisce che ci sono delle responsabilità terribili, bisogna darne atto, bisogna assumersi questa responsabilità. Di fronte a questa parte ce n'è un'altra che
invece resiste, ma resiste anche malamente, perché l'idea che il tribunale di Stoccarda riesca ad archiviare due volte, una prima volta e una seconda volta su un ricorso, archivia di nuovo un procedimento sul quale in Italia sono stati erogati 8 ergastoli con sentenza di primo, secondo e terzo grado, cioè definitivo. Ora, è possibile che se si vuole costruire una memoria condivisa può succedere che in Italia, dopo lunghi processi di tre gradi di giurisdizione, si arriva a trovare una responsabilità e in Germania si dica che non ci sono prove e quindi bisogna cambiare tutto. Se non si supera questo, chiaramente la memoria condivisa non arriverà mai. Se non si supera il fatto che perfino nella relazione di questa commissione degli storici, che per alcuni aspetti è anche positiva, c'è un sostantivo che a un certo punto continua a non piacermi ogni volta che lo leggo, e ho controllato, non è tradotto male come sospettavo, ma è proprio così all'origine, che dice che ci vuole un atto di generosità da parte della Germania. Ora, non vorrei fare questo discorso, ma vorrei dire con franchezza che della generosità non sono cosa fare. Vorrei che la Germania contribuisse alla verità e alla giustizia, niente di più. Non c'è bisogno di essere generoso, c'è bisogno di riconoscerlo, e questo non è stato fatto invece in varie occasioni. Per esempio, quando i tribunali militari italiani hanno cominciato a condannare non solo anche dei risarcimenti, non solo gli imputati, ma anche il governo tedesco come responsabile civile, almeno di quello che era accaduto, beh, la Germania ha fatto ricorso alla Corte dell'Aia dicendo che non è ammissibile che la giurisdizione di un paese invada la sovranità di un altro paese. E la Corte dell'Aia gli ha dato ragione. E questo è grave perché il discorso che faceva anche la Corte di Cassazione italiana era un discorso molto chiaro e molto semplice, cioè che c'è una sorta di, chiamiamola come impunità tacita, per quanto riguarda le guerre, nel senso che sono regolate dalle convenzioni, si spara, si ammazzano, nei limiti di tutto questo rimane ferma la sovranità dei vari stati. È già una cosa difficile da digerire, ma comunque è questa portata dalla prassi. Ma il discorso che faceva anche la nostra Corte Suprema era quello di dire: questo andrà tutto bene, però quando si supera perfino il limite dell'orrore della guerra per arrivare a calpestare i diritti umani, allora non si può vantare la sovranità del nostro Stato, allora anche la sovranità deve cedere in passo dei fronte. I diritti umani prevalgono su ogni altra cosa. E questo purtroppo è avvenuto, lasciando aperta un piccolo sbocco, cioè la stessa sentenza della Corte dell'Aia dice, però comunque è sempre aperta la strada perché tra gli stati avvengano degli accordi per risarcimenti e riparazioni. E questo è un tema di quelli sui quali stiamo lavorando, con delle difficoltà enormi, perché intanto di risarcimenti come tali, cioè risarcimenti economici, primo senso della parola risarcimento, i tedeschi non hanno proprio voglia di parlare. Sono disponibili a parlare di riparazioni, che è un'altra cosa, sono forme diverse di risarcire, non tanto la persona direttamente colpita in denaro, ma in altre forme, ammettendo una responsabilità e facendo qualche cosa che vada nella direzione della verità. E praticamente è almeno un anno e mezzo che facciamo degli incontri periodici, l'ANCI con diverse altre associazioni al Ministero degli Esteri, per discutere su questo tema. Noi abbiamo realizzato specificamente anche un programma, un progetto, secondo il quale ci sarebbero diverse misure che la Germania, al di là dei risarcimenti economici, potrebbe almeno cercare di riparare. E su questo la discussione sembra e sembra meno ardua, però in concreto ancora non riusciamo a stringere
che stava lavorando per conto proprio con i suoi mezzi limitati, tanti, e stava lavorando con i suoi mezzi scientifici invece da una parte l'Università di Pisa, soprattutto per me, il professor Pezzina, e dall'altra parte il studio della storia del movimento operatore in Italia, anche questo con più scientificità di noi, ma con mezzi non molto superiori a quelli di cui dispone l'anno, incontrandoci tra anti e ismi, abbiamo avuto questa idea di equalizzare le forze e cercare di vedere se riusciamo a inserire in un programma di riparazione, per esempio, il finanziamento di questo progetto. Perché c'era un progetto analitico, dettagliato, redatto dal professor Pezzino e da un comitato scientifico di alto livello dell'Istituto di Storia della Liberazione Militare, che è stato consegnato agli italiani, al Ministero degli Esteri, ma anche ai tedeschi, con anche un dettagliato preventivo di spesa, che abbiamo detto. Volete dire che non parlate, volete parlare di risarcimenti, volete parlare di riparazioni? Questo è una cosa che sul tappeto costa poco, tutto sommato, rispetto a quello che sarebbe il danno, perché costa poco e sarebbe un atto importante, perché almeno ricostruire tutte le stragi, tutti gli atti di violenza che sono avvenuti in Italia, che sono spesso, ci accorgiamo che sono molti di più di quelli che pensiamo, sarebbe già un atto molto importante, perché per un periodo notevole ci siamo occupati soprattutto dei fatti che sono avvenuti con la linea gotica, l'Ateneo Tosco-Emiliano, quelli più conosciuti, Sant'Anna, 98, eccetera, scoprendo poi man mano che anche al di là della linea gotica sono successi tanti episodi di stragi contro cittadini inermi, contro la cosiddetta popolazione civile, ma anche contro militanti antifascisti o contro ritenuti partigiani, gente ritenuta che è stata poi presa e fucilata sul posto, che sono stragi anche queste. E poi abbiamo via via cominciato ad accertare che anche nel sud ci sono stati una quantità di episodi. Noi parlavamo del contributo del sud alla liberazione, nel senso che pensavamo a molti, e poi dal sud è risultato, risulta via via, che erano nativi e abitavano nel sud, ma per fare più erano nel nord, e hanno combattuto nel nord e molti ci hanno lasciato a perdere, hanno fatto i partigiani. Questi erano, ma non è tutto qui, perché nel sud ci sono state delle vere e proprie stragi, a cominciare dall'Abruzzo, in Campania e giù, con degli episodi che sono drammatici, emozionanti. Me ne ricordo uno che cito sempre perché non ne avevo mai sentito parlare, si è scoperto così leggendo qualche cosa, l'episodio vicino a Napoli, in cui un gruppo di dai tedeschi tenta di stuprare una donna, dei cittadini istintivamente cercano di difendere la donna e ne viene fuori 54 fucilazioni. È una strage bella e buona che non abbiamo regolato, ne abbiamo di stragi, ne abbiamo comunque, ne abbiamo anche a Milano e Piazza del Loreto. Nelle ricerche che abbiamo fatto abbiamo dovuto sempre limitare il nostro ambito di azione rispetto alle nostre possibilità rispettive. La tanta delle stragi dovrebbe servire a questo, a dire facciamo un quadro completo, tenendo conto che anche nella relazione del gruppo di storici italo tedeschi c'è un allegato che contiene, per l'allegato numero 3, che contiene tutte le denunce fatte ai carabinieri di atti di violenza. Sono numerosissime e non si sa bene come sono andate a finire, perché nessuno ha potuto mai fare la ricerca puntuale di che cosa è accaduto, di quegli atti violenti, come sono consistiti, di cosa ne è verificato. Però la parte è stata consentita, almeno sul piano della verità, di dire questo è il quadro complessivo
e di dimostrare anche una cosa importante, che già trapella, ma che è bene che venga fuori, che non è vero la tesi che poi gran parte delle stragi sono state fatte per la presenza. Non è affatto vero, perché già a livello degli studi che abbiamo, di cui disponiamo, sappiamo che invece buona parte delle stragi che sono avvenute nel nostro paese sono avvenute per pura barbarie, senza che ci fosse un motivo scatenante, che non basterebbe per giustificare molto spesso, però nemmeno questo. Barbarie pura semplicemente perché magari in una zona ci si voleva lasciare libera la strada per una possibile attività, oppure perché veniva a terrorizzare la popolazione civile perché non desse fastidio ai tedeschi che avevano bisogno di muoversi, e capisse che per tanti motivi l'Atlante delle stragi, fatto con criteri veramente scientifici, consentire di avere almeno un quadro di conoscenza che almeno rappresenterebbe la verità, è il minimo che potrebbe provare. Al di là di questo, oltre a conoscenza, altro tema, continuiamo a dire che c'è la verità, e poi c'è la giustizia. Ci sono tantissimi casi di giustizia negata. Intanto, dal punto di vista dell'effettività, sono negate quasi tutte come giustizia, perché il tribunale militare condanna gente all'ergastolo, questa gente ha 40 anni in Germania, le nostre sentenze non le eseguono, e allora la sentenza è, diciamo, virtuale dal punto di vista della giustizia, è importantissima lo stesso, perché comunque l'affermazione dei magistrati, certo, dei casi, anche per i familiari, per le vittime, è un punto fermo, però quelle sentenze non si eseguono, ed è un altro punto da far valere, non solo nei confronti dei tedeschi, ma anche nei confronti degli italiani, perché sembrerebbe che anche quando i magistrati militari hanno investito i ministeri competenti, credendo che si potessero parte dei dirigenti presso i ministeri della Germania, perché queste sentenze fossero eseguite, c'è perfino il dubbio se quelle istanze siano state inoltrate o no. Cioè non sappiamo nemmeno esattamente se sono i tedeschi che hanno detto di no, oppure non gliele hanno nemmeno mandate, e anche questo è un punto chiaramente che deve essere accertato con sicurezza. Ecco perché è importante questo progetto di adattare delle stragi, ma contemporaneamente è importante che si conduca un'azione per tenere viva l'attenzione su questo problema enorme. Anche per il futuro, noi dovremmo riuscire a stabilire un principio che non bisognerebbe fare mai le guerre, questo lo sappiamo, ma se guerra deve essere, almeno certi limiti vengano rispettati. Quando la guerra diventa, come è stata definita, pezzino, poi recepita con un po' di fatica nella relazione degli storici, quando diventa la guerra contro i civili, è qualcosa che va al di là perfino di quella che non possiamo chiamare la normalità, perché la guerra è sempre un onore, però va al di là perfino di questo, perché è un modo di calpestare i diritti umani in profondità. Cioè quando si spara in una guerra, è una cosa atroce, terribile, è successa, ci abbiamo partecipato, lo sappiamo. Quando si va a mano al botto, e non solo si vuole distruggere la popolazione civile, ma si vuole fare in modo che vengano distrutte anche le possibili future generazioni, perché l'intento che è dimostrato chiaramente è che hanno cercato di far fuori anche i piccoli. E infatti a mano al botto che cosa è rimasto? Niente, ci sono delle case che nessuno ha mai più abitato, perché intere popolazioni erano state distrutte. Questo è un mondo della guerra terreggiata, è una cosa che per l'avvenire dovrebbe essere coperta con orrore di partenza, in modo che non se ne possa nemmeno parlare, comprare, se ne ha anche la giustizia, se ne ha anche la volontà dell'aria. Dovrebbe essere una cosa che nella normalità dei rapporti tra gli stati dovrebbe essere convenuto che almeno a questo non si deve poter arrivare. Questa è grossissimo modo, grandissimo, viene la situazione. A giorni
uscirà un libretto curato dall'anno, a seguito di un convegno che abbiamo fatto il 29 gennaio con la presenza di autorevolissimi esperti in un ambito del Senato, e di cui abbiamo ritenuto utile pubblicare al più presto gli atti. Sta per uscire con le edizioni di un editore specializzato in materia storica, cioè Carocci, con l'intento che ne esca un quadro aggiornato dello stato delle cose, cioè che contribuisca anche questo, al di là di quello che si può dire in un convegno che comunque raggiunge sempre un numero importante di persone, diventi materia di ricerca, di studio, perché la cosa importante per noi è che questa ricerca continua che facciamo in vari modi, l'istituto a suo modo, questa difesa a suo modo, l'ANPI con i suoi limiti, questa ricerca di verità e giustizia, seguita anche dalle associazioni, sono parecchie associazioni di familiari, di vittime, eccetera, che hanno lavorato e lavorano in questa direzione, forse unendo tutti questi sforzi, tenendoli collegati, si arriverà un giorno ad avere almeno una verità e una giustizia che servono soprattutto per un movimento che queste cose per la verità.